Buona giornata a tutti, cari amici dalla redazione Media Sport Italia TV, per un nuovo aggiornamento sulla situazione del calcio dilettantistico, venutasi a creare a causa dello scoppio di questa terribile pandemia che ha segnato in maniera netta e decisa lo svolgimento normale della nostra attività quotidiana in tutti i campi. Per quanto riguarda il calcio, proviamo a fare un po' di chiarezza in attesa che la Lega Nazionale di Calcio prenda una decisione definitiva circa la possibile ripresa, anche se per molti è improbabile, dei vari campionati. Il numero uno della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, anche vicepresidente vicario della Federazione Italiana Gioco Calcio, ha puntualizzato in un comunicato stampa nei giorni scorsi alcuni aspetti. Con riferimento alle notizie diffuse riguardo ad una sospensione definitiva, la Lega Nazionale Dilettanti prende posizione, evidenziando che quanto indicato dal Consiglio Direttivo è dovuto ad un chiarimento per evidenziare che nessuna soluzione penalizzante sarà decisa per le società che militano nel campionato di Serie D e di riflesso nei campionati d'eccellenza. Risulta evidente in ogni caso che proprio nei momenti di particolare difficoltà come quelli che stiamo vivendo sarebbe necessaria una condizione di sistema ed un preventivo confronto nella sede più idonea, che resta la Federazione Italiana Gioco Calcio e il suo organo direttivo. Stupisce inoltre che nel mentre si evidenzia una situazione di crisi che attraversa il mondo professionistico si propongano soluzioni che non solo non tengono conto dell'attuale format, ma che in contraddizione con l'accettata problematica della sostenibilità di un numero elevato di società della sfera professionistica, soprattutto in Serie C, addirittura ne preveda un aumento. La Lega Nazionale Dilettanti è certa che il presidente Gravina, che anche pubblicamente ha sottolineato l'esigenza di agire unitariamente per il bene del calcio italiano, sia di vertice che di base, saprà evitare fughe in avanti da parte di singole componenti. Così conclude nella nota del presidente della Lega Nazionale Dilettanti di Calcio, Cosimo Sibilia. Per quanto riguarda il campionato d'eccellenza regionale, che vede il Carbonia Calcio in testa alla classifica con 54 punti, intervenendo nei giorni scorsi sull'argomento, l'amministratore delegato Checco Fele ha evidenziato che il club minerario vuole riprendere, ma solo nelle condizioni più sicure per tutti gli attori, giocatori, staff, tecnico, massaggiatori, dirigenti e tifosi. Tutte le società devono poter ripartire alla pari. Se ci sono problematiche dovute alle conseguenze causate dal Covid, naturalmente non possono essere condizioni idonee per poter ripartire. Ciò che viene fatto per la ripresa del calcio professionistico, prosegue nella nota l'amministratore delegato del Carbonia Calcio, Checco Fele, col protocollo sanitario da seguire per le squadre di Serie A, B e C, a tutela della salute dei giocatori, deve essere fatto anche per i dilettanti. Nel frattempo, nell'attesa, staremo a ciò che deciderà la federazione, ancora il direttore generale Checco Fele, ma se, come penso, non riusciremo a garantire le condizioni migliori per tutti gli attori, il piano B da mettere in campo non può essere l'annullamento delle varie classifiche. La soluzione che proponiamo è quella invece di far valere la classifica esistente con la promozione diretta della prima, poi scelgano la seconda che possa eventualmente entrare in una graduatoria di ripescaggio, perché mai come quest'anno la crisi economica dopo quella sanitaria porterà l'allontanamento degli sponsor, che metterà certamente in grave crisi tante società. Per quanto riguarda la parte bassa della classifica, conclude nella sua nota Checco Fele, eviterei le retrocessioni in tutte le varie categorie. In questo modo si potrebbe attutire anche il contraccolpo delle possibili mancate iscrizioni. In definitiva, cari amici, rimane assolutamente l'incertezza nelle decisioni finali, nel pensare che sarà quasi impossibile terminare la stagione del campionato regionale d'eccellenza che vede protagonista il Carbonia Calcio 1939 in condizioni certamente difficili nel garantire la piena sicurezza di tutti nel domare questo terribile virus Covid-19 che ha letteralmente stravolto il mondo. Grazie a tutti per la cortese attenzione. Dalla redazione Media Sport Italia TV, naturalmente l'appuntamento con un nuovo approfondimento è per domani. Da Renato Scanu, a tutti voi la più cordiale buona giornata. Ciao a tutti.